Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Angelo De Donatis. Opere di misericordia. Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, scrive: «È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come Suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti, e non diversamente le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Come popolo cristiano siamo chiamati a riflettere sulle opere di misericordia, e questo in definitiva sarà un modo concreto per verificare l'autenticità della nostra sequela, del nostro vivere come discepoli di Gesù. In una catechesi, Papa Francesco ha ribadito che l'essenziale secondo il Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, Dio si è fatto uomo per salvarci, cioè per donarci la sua misericordia. L'esempio che il Papa cita tra i tanti santi che, innamorati di Gesù, animati da un amore che vuole somigliare all'amato, hanno compiuto opere di misericordia corporali e spirituali, è Madre Teresa di Calcutta. L'amore, diceva la santa di Calcutta, non vive di parole, né può essere spiegato a parole, specialmente l'amore al servizio di Dio. Semplici gesti di amore e di attenzione tengono viva la luce di Dio. Madre Teresa guardava Gesù, il suo amato, il suo tutto. Nella contemplazione dell'Eucarestia, nel moribondo con il corpo mangiato dai topi, toccava lo stesso Gesù. Gesù ci ha trasmesso in eredità un ricchissimo esempio di opere di misericordia. Gesù sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione per questa folla. Ormai da 3 giorni mi seguono e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non svengano per la strada». Quando vide la vedova di Nain, vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere», e accostatosi toccò la bara. Gesù, dunque stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo e chiese da bere alla Samaritana. La vita di Gesù sulla terra è stata una continua attività di preghiera, di penitenza e di misericordia. La testimonianza di fede e di amore di Madre Teresa è racchiusa nel suo fare misericordioso rivolto ai poveri nel corpo e nello spirito. La sorgente della sua capacità di compiere tali opere era il suo stare con Gesù. Ma non solo i santi, anche tanti papà e mamme, sostiene il Papa nell'udienza citata, insegnano ai loro figli a compiere azioni caritatevoli. Quando donano ciò che avanza a chi manca del necessario, quando insegnano il perdono o il prendersi cura di chi è malato. Nelle famiglie cristiane più semplici è sempre stata sacra la regola dell'ospitalità: non manca mai un piatto o un letto per chi ne ha bisogno. La gioia e la pace sono il dono per un cuore che, come quello di Gesù, non è indifferente davanti al dramma della povertà.